Allora, buongiorno a tutti. Anzitutto volevo rinnovare il ringraziamento agli organizzatori di questo convegno. Fa assolutamente piacere vedere l'aula più che piena, anche di studenti. Quello di cui vi andrò a parlare oggi riguarda un particolare ambiente virtuale. Quello che diceva prima Andrea è che il mondo tecnologico ormai è sempre più vasto e sempre più articolato. Io mi focalizzerò in particolare su un particolare ambiente virtuale, che è quello dei videogames. Vi presenterò alcuni approcci teorici, focalizzandomi in particolare su quali possono essere le conseguenze di tipo psicosociale negativo di particolari tipi di videogames. E vi presenterò anche velocemente un paio di studi che ho condotto assieme ad alcuni colleghi, che hanno cercato di andare oltre il costrutto di aggressività. E anzitutto però vorrei darvi alcuni dati riguardo al mondo dei videogames e dei cosiddetti gamers, cioè di coloro che usufruiscono di questa tecnologia. Sicuramente i videogames sono attualmente uno dei passatempi più diffusi. La crescita è esponenziale. Sono sempre più persone che utilizzano questo tipo di mass media. Lo utilizzano anche perché c'è una sempre maggior diversificazione dei dispositivi elettronici che si utilizzano per fruire di questo intrattenimento. Questa ormai è un'immagine più che vintage delle sala giochi degli anni 80-90, che un tempo rappresentavano gli unici dispositivi elettronici in cui si poteva usufruire dei videogames. In realtà attualmente penso che sia abbastanza, familiare a tutti, le possibilità di utilizzo di questi tipi di giochi possono essere legati a diversi tipi di dispositivi, quindi le console, ma e soprattutto anche gli smartphone. Questa progressiva evoluzione di questi dispositivi ha ovviamente diversificato anche molto la popolazione che usufruisce dei videogames, che utilizza i videogames. Lo stereotipo ormai che appartiene allo slang giovanile dell'adolescente nerd chiuso nella sua stanza che utilizza il joystick per giocando ai videogames è ormai un qualcosa di sorpassato. Questi sono dati che si riferiscono al contesto italiano e parlano che il 57% degli italiani tra i 17 e i 64 anni possono essere definiti gamers, quindi persone che utilizzano videogames. Un altro aspetto particolarmente interessante e forse disconferma un po' lo stereotipo è che c'è un progressivo aumento delle videogiocatrici. Queste statistiche si riferiscono in realtà a un contesto internazionale e pare che il 48% attualmente della popolazione dei gamer sia costituito fatto da persone di genere femminile. Quindi è un tipo di mass media in progressiva diffusione e stiamo anche assistendo a una diversificazione della popolazione che utilizza questo tipo di intrattenimento. Ora, il mondo dei videogames è un mondo assolutamente eterogeneo, i prodotti attualmente in vendita sono di diversissimo tipo, ci sono videogames ad esempio utilizzati anche in ambito clinico che affiancano determinate terapie. Il mio focus dell'intervento di oggi in realtà si focalizza appunto maggiormente su quelle che sono le problematiche legate ai videogames. Possiamo raggrupparle in due macro categorie. La prima è quella che viene chiamata di videogame addiction. L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2018 ha parlato di una vera e propria patologia, quindi un uso che in realtà non riguarda unicamente i videogame. C'è una patologia specificamente riguardante i videogames, ma è comunque un qualcosa che riguarda più in generale il mondo tecnologico e la dipendenza ad esempio anche dallo smartphone. Con videogame addiction si parla di una patologia riguardante l'uso compulsivo di videogame, che ha particolari conseguenze pervasive nell'attività quotidiana della persona, soprattutto dell'adolescente, e anche può portare a dei disturbi comportamentali. Il focus in realtà, in quanto psicologo sociale e non psicologo clinico, è quello riguardante in realtà non più il risvolto clinico, ma più il risvolto di tipo psicosociale. In particolare,
quello che vi mostro riguarda possibili conseguenze di esposizione, di fruizione di videogame dal contenuto violento. Cosa vuol dire videogame dal contenuto violento? Videogame dal contenuto violento, uno dei primi problemi è che le ricerche, la letteratura non ha un'esatta definizione di cosa significa e cosa si intende per videogame violento. La definizione che vi riporto, come vedete, è di una Corte Suprema statunitense, quindi al di fuori dall'ambito accademico, e parla di un qualsiasi videogame in cui le possibilità di azioni che sono date disponibili al gamer comprendono, quindi includono, uccisione, qualsiasi tipo di atto, altro atto aggressivo o violento verso immagini di esseri umani, quindi verso raffigurazione di esseri umani nell'ambiente virtuale. Perché da tempo questi tipi di videogames hanno attratto l'attenzione dei ricercatori in psicologia sociale? Beh, una prima ragione è che questi tipi di videogames sono largamente presenti nel mercato. Il 75% dei videogames presenta dei contenuti violenti, può essere definito violento. Questa in realtà è una statistica che negli ultimi anni si è fortemente ridotta, grazie all'avvento di molti giochi per smartphone, come forse più conosciuta è Candy Crush, che hanno in qualche modo ridotto la percentuale, che fino a una decina di anni fa saliva addirittura al 93%, ma comunque la presenza nel mercato di videogame dal contenuto violento è comunque molto molto alta. Sono soprattutto in fascia adolescenziale, questi tipi di videogame sono quelli più venduti. E un altro aspetto più di tipo psicologico, che ha ragion per cui ha destato l'interesse di molti ricercatori, è che in questi tipi di ambiente virtuale, in questo tipo di videogiochi, il comportamento violento, il comportamento aggressivo attuato nel mondo virtuale è ricompensato. Quindi c'è un rinforzo positivo, permette, detta molto semplicemente, l'avanzare del vostro avatar nella trama del gioco. Quelli che la domanda che ci si è posti ormai da direi una quindicina d'anni è se l'esposizione, la fruizione di questi tipi di videogames possa essere in relazione con la messa in atto di comportamenti aggressivi nella vita reale. Cioè se l'esposizione a questi tipi di videogiochi possa aumentare l'aggressività delle persone. Si sono succedute, direi, tre ipotesi, o meglio, affiancate tre ipotesi. La prima, che è stata proposta da quest'autore, Chris Ferguson della Stetson University, è un'ipotesi che in realtà parla quasi di un effetto contrario, si chiama ipotesi catartica, ha una qualche origine, se vogliamo, psicodinamica, e l'idea è che in realtà questi tipi di videogame possono avere degli effetti positivi, possono ridurre l'aggressività che le persone mettono in atto nella vita reale, perché secondo questa teoria i videogame in qualche modo fungono da contenitore, servono, detta molto poco tecnicamente, servono come valvola di sfogo per le persone e che possono dunque applicare nel mondo virtuale determinati comportamenti aggressivi, e questo dovrebbe in qualche modo portare alla possibilità di riduzione poi della probabilità che mettano in atto comportamenti aggressivi nella vita reale. È un'ipotesi super affascinante, è un'ipotesi che probabilmente toglierebbe a noi ricercatori un'area in meno di studio, però cosa più importante, toglierebbe un problema in meno alla società. È un'ipotesi che purtroppo non è mai o quasi mai ha avuto riscontri empirici. I pochissimi riscontri empirici che hanno supportato questa teoria sono, oltre che molto pochi, sono stati fortemente criticati per la metodologia che hanno utilizzato e sono stati pubblicati anche in riviste assolutamente minori. L'ipotesi invece, o meglio, il modello alternativo è stato proposto da questi due autori che sono poi capostipiti di tutta la letteratura che cerca di legare i mass media all'aggressività, Craig Anderson e Brad Bushman, e vedono, in generale loro hanno cercato di fornire un modello che potesse spiegare il comportamento aggressivo delle persone, e in quest'ambito
l'esposizione mediatica a contenuti multimediali, quindi sia l'esposizione a contenuti violenti in immagini televisive, ma ancor più attraverso l'utilizzo di videogames, può essere un'importante variabile di tipo situazionale, contestuale, appartenente alla situazione, che assieme o indipendentemente da particolari tipi di variabili che invece riguardano l'individuo, predisposizione individuale all'aggressività, genere delle persone, background particolare di tipo socio-familiare, possono concorrere a creare un particolare stato interno della persona orientato all'aggressività. Possono quindi, ad esempio, rendere maggiormente accessibili script cognitivi legati all'aggressività, possono rendere maggiormente accessibili emozioni, quali ad esempio la rabbia legata all'aggressività. Questo tipo di orientamento può, non è assolutamente scontato, ma può tradursi in vere e proprie azioni e comportamenti aggressive, soprattutto quando l'ambiente sociale entro cui interagiamo favorisce, funge da segnale per la messa in atto di comportamenti aggressivi. A fianco a questo modello, secondo me ottimamente complementa questo tipo di interpretazione un altro tipo di teoria che probabilmente voi tutti conoscete, che è stata formulata da Bandura, che è la teoria dell'apprendimento sociale, che in qualche modo spiega come il comportamento delle persone in generale, ma anche e soprattutto il comportamento aggressivo, può essere appreso attraverso l'osservazione diretta o indiretta di altri individui che compiono azioni aggressive. Quindi, detta molto semplicemente, osservare in un determinato mass media che determinate persone mettono in atto comportamenti aggressivi, soprattutto in fase dello sviluppo, può essere un fattore importante per la riproduzione poi di questi comportamenti aggressivi nel mondo reale. Da questo punto di vista, ciò che sostengono diversi autori è che i videogames giocano un ruolo potenzialmente ancora più forte, perché nel caso dei videogames, rispetto a una passiva esposizione a contenuti violenti in TV, ad esempio, presuppongono che non soltanto tu osservi il comportamento aggressivo, ma nel mondo virtuale direttamente lo metti in atto, lo compi. E quindi c'è una interattività della persona con il mondo virtuale, può esserci anche un'identificazione con il personaggio di gioco, che rischia, diversi studi l'hanno dimostrato, rischia di accentuare ancor più, tanto più tu ti identifichi con l'avatar che gestisci all'interno del videogames, tanto più è probabile che in qualche modo tutto ciò che lui compie, che tu fai compiere nel mondo virtuale si riproduca potenzialmente in un mondo reale. E un altro aspetto che vi ho già accennato prima è che i comportamenti negativi che si mettono in atto in questi tipi di videogames vengono incentivati, sono nella maggior parte dei casi importanti per proseguire nella trama del gioco. Ora, questi sono gli approcci teorici. Che cosa hanno mostrato gli studi? Ve ne mostro un riassunto di un unico studio, uno studio che in realtà viene chiamato una meta-analisi, forse alcuni di voi già hanno presente il significato. Una meta-analisi è, detta molto semplicemente, uno studio degli studi. Lo stesso Anderson e colleghi nel 2010 hanno in qualche modo raggruppato tutti gli studi attualmente presenti in letteratura che avevano studiato il legame tra esposizione a videogame di tipo violento e eventuale aumento dei comportamenti aggressivi nella vita reale. È quindi una meta-analisi molto ampia che considerava dei partecipanti di tutto il mondo e in un altissimo numero. Quello che è stato mostrato è che effettivamente c'è una relazione causa-effetto tra esposizione a videogame di tipo aggressivo e violento e aggressività. Essere esposti, giocare, fruire con videogame di questo tipo aumenta il comportamento aggressivo, aumenta anche l'accessibilità a pensieri di tipo aggressivo, aumenta le emozioni
legate all'aggressività e complementariamente riduce la tendenza ad attuare comportamenti prosociali verso altre persone e riduce anche gli atteggiamenti di tipo empatico. Ora io ve la sto facendo semplicissima, in realtà questa relazione non è per nulla semplice. Uno dei problemi principali di tutto questo filone di ricerca, e quando concluderò il mio intervento spenderò un paio di parole in più, è che gran parte di questi studi in realtà hanno studiato unicamente gli effetti a breve termine. Cioè le persone, gran parte sono studi di tipo sperimentali, quindi le persone, soprattutto considerate, ma non solo, sia adulti che adolescenti, veniva chiesto loro, ad esempio, una condizione sperimentale di giocare per mezz'ora a dei videogames di questo tipo, il comportamento aggressivo o i pensieri aggressivi venivano misurati subito dopo, all'interno di una situazione di laboratorio. In procedure di questo tipo, questa quindi la gran parte degli studi utilizza procedure di questo tipo. Utilizzando una procedura di questo tipo, in modo direi indubitabile, almeno vedendo questi effetti, c'è una relazione di causa-effetto. Quindi essere esposti a videogame violenti, anche per di solito le sessioni durano mezz'ora, porta a un più probabile aumento dell'aggressività. Ciò che invece è ancora molto meno chiaro è in termini di effetti più a lungo termine. Ma su questo alla fine dell'intervento mi soffermerò un attimo. Quindi, relazione causa-effetto tra particolari, tra essere esposti a questi videogame e aggressività. Quello che abbiamo cercato di fare noi in un paio di studi è cercare di capire se le conseguenze psicosociali negative potessero andare oltre l'aggressività, e in particolare abbiamo studiato il possibile legame causale tra determinati videogame e la dimensione morale degli adolescenti. Perché del nostro interesse riguardo a questo tipo di tematica? Perché per una particolare ragione. I videogame moderni, quindi il mondo dei videogame ha avuto una e ha una costante evoluzione, e ormai molti videogame moderni in realtà comprendono ambienti virtuali in cui l'aggressività non è l'unica componente di tipo negativo. L'esempio più specifico, che poi è anche l'esempio dei nostri, che abbiamo considerato nei nostri studi, è questo videogame che si chiama GTA, che sicuramente, e lo so già, diversi studenti hanno utilizzato o stanno utilizzando. Questo tipo di videogame è un videogame, è probabilmente uno dei titoli più venduti nell'intera storia di questo mondo. Si parla di oltre 225 milioni di copie vendute negli ultimi 15 anni. L'aspetto, oltre alla rilevanza e la diffusione di questo videogame, l'aspetto potenzialmente più interessante o inquietante è che il videogiocatore è immerso in un ambiente virtuale, solitamente è una città, in cui potenzialmente può fare qualsiasi cosa. Ovviamente può compiere qualsiasi tipo di comportamento, non solo aggressivo, ma anche di tipo immorale. Ovviamente nella maggior parte dei casi questi tipi di comportamenti servono all'avatar per acquistare punti e per proseguire nella missione. Alcuni esempi di comportamenti immorali: spaccio e uso di droga, ok, furto di auto, sono esempi di comportamenti non direttamente legati all'aggressività, ma che il videogiocatore può tranquillamente fare in questo tipo di ambiente. Ci sono poi altri tipi di comportamenti legati sia più alla sfera morale che alla sfera aggressiva, come ad esempio l'uccisione immotivata di pedoni, o soprattutto, mi sembra, poi sicuramente c'è chi è più esperto di me, verso la fine del gioco, anche violenza sessuale verso immagini di figure femminili presenti in questo tipo di videogame. Quindi l'esposizione a questo tipo di videogame in qualche modo dà la possibilità al videogiocatore di un range di azioni che non solo si riferisce a comportamento di tipo aggressivo, ma anche può essere legato alla sfera morale. La nostra idea,
che abbiamo verificato in due studi è stata quella di verificare se l'esposizione a questo particolare tipo di videogame possa influire sulla moralità del videogiocatore, del gamer. In particolare ci siamo focalizzati su un particolare costrutto di tipo psicologico, che è quello che viene chiamato del moral disengagement, o processo di disimpegno morale. L'idea, secondo Bandura, è che le persone nel corso della loro vita, nel corso del loro sviluppo, apprendono e interiorizzano valori morali, valori etici, che servono da guida ai loro comportamenti nell'ambiente sociale. Ci possono essere però alcuni fattori, alcune situazioni, che potenzialmente disattivano questi valori appresi e che determinano un progressivo disimpegno morale, quindi allontanamento della sfera morale della persona, attraverso, purtroppo non c'è il tempo per soffermarsi, attraverso diversi tipi di quello che Bandura chiama meccanismi di disimpegno morale, tutti meccanismi finalizzati a in qualche modo ricostruire un'azione riprovevole e immorale come in qualche modo giustificata. Quello che abbiamo cercato di verificare è se questi tipi di videogame, e in particolare GTA, potessero in qualche modo essere legati a o influire al progressivo disimpegno della sfera morale degli adolescenti. L'abbiamo fatto attraverso due studi, ve li presento in modo molto discorsivo. Ovviamente io lo do per scontato, ma è importante non darlo per scontato. Non è lontanamente nostro obiettivo pensare che l'utilizzo di questi videogame sia l'unico fattore che spieghi un eventuale processo di disimpegno morale da parte degli adolescenti. In tutti i processi psicologici che si studiano e che studiamo, siamo perfettamente consapevoli che nell'andare a determinare un determinato fattore c'è una concorrenza di molti fattori. Uno di questi, all'interno almeno del processo di disimpegno morale, può essere l'utilizzo di questo videogame. L'abbiamo verificato in un primo studio in cui molto semplicemente chiedevamo a dei ragazzi, di studenti di scuole superiori italiane, l'ultima volta che avevano giocato a GTA e quanto spesso giocavano a GTA. Quello che misuravamo, ovviamente tutte le persone erano inconsapevoli, gli studenti almeno inizialmente, degli scopi dello studio, successivamente chiedevamo loro, o meglio misuravamo il loro moral disengagement, quindi i loro livelli di disimpegno morale, attraverso una scala ampiamente validata in letteratura che chiedeva ai partecipanti di esprimere il loro grado di accordo o disaccordo su diversi tipi di affermazioni. Quindi per esempio prendere la bicicletta o la moto di qualcuno senza permesso è soltanto un prestito. Quello che abbiamo trovato è che soprattutto la distanza temporale, molto più della frequenza di esposizione, quindi non so se sia in italiano fatto bene, la recenza di esposizione è molto brutto, penso, ma è il primo termine che mi viene in mente. Quindi la recenza di esposizione era correlata, legata positivamente con i diversi meccanismi di disimpegno morale. Quindi tanto più, diciamo, la prossimità temporale del loro utilizzo di questo videogames era poca, tanto maggiore era il loro disimpegno morale. La frequenza invece di esposizione, quindi quanto spesso giocavano, era legata soltanto in modo anche più debole, soltanto con un meccanismo di disimpegno morale. Questo era un primo studio, l'abbiamo provato a replicare in uno studio di tipo sperimentale, ora vi spiego nel modo assolutamente più semplice possibile che cosa abbiamo fatto. Brevissima premessa. È stato uno studio che abbiamo condotto, anche in questo caso considerando studenti di scuole superiori, l'abbiamo condotto assieme e diciamo negoziando assolutamente questo tipo di studio con tutte le istituzioni scolastiche. L'abbiamo fatto dopo aver avuto consenso informato dei genitori, dei ragazzi e dopo aver avuto l'approvazione del comitato etico, in questo caso della Bicocca. Quello che facevamo era dividere casualmente gli studenti in due condizioni. Quindi casualmente metà
delle persone erano assegnate alla condizione di videogame violento, nelle aule informatiche dell'istituto giocavano per mezz'ora a GTA, nella condizione invece di gioco neutro, per lo stesso tempo e con le stesse modalità, giocavano però a un videogioco da contenuti neutri. Quello che poi chiedevamo loro, e vi spiego in che modo, o meglio, misuravamo in loro la loro propensione a mentire, quello che in inglese viene detto cheating. Come, quindi, partecipanti, metà studenti casualmente assegnati a questa condizione, l'altra metà giocavano invece a videogame da contenuti neutri, quindi ad esempio il gioco del golf o il gioco di pinball. Quello che facevamo successivamente era dire loro, ovviamente anche in questo caso i partecipanti almeno all'inizio dello studio erano totalmente inconsapevoli degli scopi, poi al termine abbiamo organizzato intere sessioni collettive per spiegare esaustivamente tutti gli obiettivi dello studio. Quello che veniva detto loro dopo aver giocato, a seconda di condizione, a questi videogame è che avrebbero dovuto affrontare un compito slegato a quello precedente in cui dovevano risolvere dei quiz logici, in particolare 10 quiz logici, che erano creati appositamente per essere abbastanza difficili, li avrebbero dovuti svolgere in un tempo relativamente breve. Quello che veniva detto loro inizialmente è che a seconda di quanti test risolvevano, avrebbero ottenuto un numero corrispondente di biglietti di una lotteria che avrebbe poi portato alla vincita di un iPad. Quindi ovviamente tanto più biglietti loro avevano, tanto più probabile era il fatto che avrebbero vinto questa lotteria. Quello che dicevamo dopo lo svolgimento di questo test, ragazzi, purtroppo non abbiamo il tempo per correggerli tutti quanti, ci fidiamo di voi. Quindi diteci quanti test avete risolto. Noi vi daremo un numero corrispondente di biglietti a seconda di quanti test voi ci avete detto di aver risolto. Quindi se avevano risolto 8 quiz su 10, avrebbero avuto 8 biglietti della lotteria. Ok? Ovviamente noi in questo modo, particolarmente arguto o insensato, decidetelo voi, avevamo una misura di propensione al cheating, a mentire. Quello che abbiamo trovato, e devo dire che quando ho visto per la prima volta questi risultati ho detto cavolo, qualcosa, abbiamo sbagliato qualcosa nella codifica perché non è possibile, ma degli effetti effettivamente molto forti, nel senso che i ragazzi che avevano giocato a GTA, quindi che erano assegnati alla condizione sperimentale, di media tendevano a riferire allo sperimentatore che avevano risolto un test logico in più rispetto a quello che effettivamente avevano fatto. Quindi prendevano di media quasi più di un biglietto rispetto a quello che effettivamente meritavano. Nella condizione invece di controllo, questo valore non si discosta significativamente dallo zero, tendevano all'onestà. Quindi dicevano effettivamente di aver risolto un numero di test corrispondente alla realtà. Quindi, quello che mostra la letteratura, ora vi riassumo veramente, però poi volevo affrontare alcuni aspetti un po' più complicati, esiste un legame causale tra utilizzare determinati tipi di videogames e aggressività. Viene quindi, in qualche modo, gli studi supportano determinati approcci teorici e disconfermano l'ipotesi catartica di cui avevo parlato in precedenza. Pare, e qui c'è una letteratura molto più recente su cui appunto noi stiamo lavorando molto, che questi tipi di conseguenze non siano confinate al costrutto di aggressività, ma possono essere coinvolgere anche altri tipi di costrutti, quali ad esempio quelli del disimpegno morale, quindi lo sganciamento della persona dalla propria sfera morale. Ora, come vi dicevo poco fa, io l'ho cercata di spiegare nel modo appunto più semplice possibile, ma in realtà la relazione tra esposizione a videogames e conseguenze negative di tipo psicosociale è molto più complicata. Il primo aspetto è che
come vi dicevo prima, in realtà gran parte degli studi, anche i nostri stessi studi, indagano gli effetti a breve termine. Quindi in una situazione di laboratorio o semilaboratorio, le persone vengono esposte a, e viene chiesto loro di giocare a determinati tipi di videogames, e viene poi subito dopo misurato ad esempio il loro comportamento aggressivo o la loro tendenza all'immoralità, e viene data anche loro l'opportunità di mettere in atto questi comportamenti. In questo modo sicuramente le evidenze portano a pensare, anzi direi assoluta certezza, che c'è una relazione. Ciò che invece è molto meno chiaro è se questo tipo di relazione può anche avere degli effetti a lungo termine. Cioè, pochissimi studi, ne ho visto uno pubblicato qualche mese fa, cerca di studiare a lungo termine se l'esposizione a questi videogames possa, anche in una situazione di distanza dalla sessione di gioco, portare a delle conseguenze negative. Ciò che appare è che in questo caso quanto si gioca assieme a particolari variabili di differenza individuali, quindi a particolari variabili individuali, possano portare a una vera e propria interiorizzazione di script aggressivi. Ma ripeto, in quest'ambito la ricerca ha ancora detto molto poco. Il secondo aspetto riguarda il ruolo della persona, il ruolo delle variabili di differenza individuale. In tutti questi studi, variabili di differenza individuale come il genere, come la tendenza iniziale, la propensione iniziale all'aggressività, è stata misurata e interagisce con l'utilizzo di questi videogames. Quindi tanto più, ad esempio nel nostro specifico caso, tanto più abbiamo delle propensioni iniziali al disimpegno morale, tanto più gli effetti di utilizzo di questi videogame sono accentuati. Quello che invece è molto meno chiaro è se queste variabili hanno un ruolo predominante e in qualche modo avere delle caratteristiche che vanno nella direzione assolutamente opposta all'aggressività possono in qualche modo annullare gli effetti. Gli ultimissimi aspetti che voglio andare ad analizzare riguardano le implicazioni pratiche di tutto ciò. Penso che soprattutto in un convegno di questo tipo possa essere particolarmente importante. Il primo, secondo me, su cui bisogna insistere maggiormente, non voglio adesso apparire come il moralista della situazione, anche perché da adolescente a GTA ci ho giocato anche personalmente molto spesso, è secondo me però importante che ci sia una maggior regolamentazione. E in particolare quello che secondo me viene ampiamente sottovalutato è quello che viene chiamato il PEGI rating, che è una sorta di leggenda che in realtà è obbligatoriamente messa in tutti i tipi di videogame, che almeno in Italia è formalmente riconosciuto, ma serve unicamente da consiglio. Quindi ad esempio un gioco come GTA è consigliato alle persone superiori ai maggiorenni. In alcuni paesi europei, in realtà non molti, le slide stanno andandosene, ma in non molti questo tipo di rating è obbligo di legge, quindi i venditori non possono vendere determinati tipi di videogame a persone di età inferiore, ad esempio ai 18 anni. Un altro aspetto secondo me molto importante è la necessità di un gioco più consapevole. Un dato che ho visto preparando questa relazione molto interessante a riguardo è che soprattutto nel controllo che i genitori fanno, in quello che i propri figli utilizzano online, ma anche all'interno di videogame, c'è una scarsa consapevolezza dei contenuti di questi tipi di giochi. Sembra che, ad esempio, i genitori siano molto più consapevoli e quindi molto più rigidi e severi nel non permettere ai propri figli di vedere film dei contenuti potenzialmente violenti, quindi vietati meno di 18 anni, ma una invece molta più flessibilità, che probabilmente è legata a una minor consapevolezza, di invece permettere ai ragazzi di giocare a questi tipi di videogame. Quindi penso che sia necessario una maggior consapevolezza, soprattutto
per i genitori dell'utilizzo di questi tipi di videogames quando riguardano specificatamente i loro figli. Ultimissimo aspetto, che secondo me riguarda anche una delle direzioni future di questo ambito, è riuscire a capire quali sono gli antecedenti che portano le persone a scegliere questi tipi di videogame piuttosto che altri. È un qualcosa, ripeto, in evoluzione. C'è uno studio pubblicato proprio quest'anno da questi miei due colleghi, secondo me molto bello, e mostrano come adolescenti, come l'esclusione sociale nei contesti scolastici, ma in realtà non solo, sia un fattore, quindi percepirsi escluso socialmente, sia un possibile fattore, ovviamente non unico, che aumenta la probabilità che gli adolescenti decidano di utilizzare questi tipi di videogames piuttosto che altri.